Oggi il direttore generale dell'ULS Uno Dolomiti con i responsabili di settore e il componente della quinta commissione sanità del Consiglio regionale Veneto Gidoni ha fatto chiarezza sui numeri relativi al personale medico in servizio presso l'azienda sanitaria, ai medici di assistenza primaria e ai pediatri in libera scelta. Sostanzialmente abbiamo, diciamo, un equilibrio tra le cessazioni prevalentemente per pensionamenti oppure per trasferimenti ad altra azienda e quelli che sono stati invece nello stesso periodo gli ingressi di nuovi medici specialisti all'interno dell'organico aziendale. Altro dato importante da segnalare sul fronte dei medici in servizio è l'arrivo di una sessantina di nuove figure professionali. E veniamo ai medici di famiglia. La situazione per i medici di medicina generale per certi aspetti è di maggior equilibrio. Abbiamo comunque avuto un saldo negativo di alcune unità nell'ultimo semestre e per queste abbiamo provveduto sia ad attivare la procedura per le cosiddette zone carenti a livello regionale, sia anche con l'attivazione di una serie di incarichi provvisori che riescono, diciamo così, a sopperire alle necessità. Le zone più carenti nei due distretti Belluno-Feltre sono quelle più marginali, per le quali, ricordiamo, la Regione ha posto in essere l'incentivo di 6,20 € ad assistito per i medici di montagna. Ma oltre a questo, dove va la programmazione regionale in termini di sanità per la nostra provincia? L'avvio degli ospedali di comunità, i posti a Feltre, a Belluno, ad Agordo, che sono la DGR di ottobre, che dovranno vedere la loro partenza entro il 2019. Il volo notturno, di cui partirà la sperimentazione, quindi con l'elicottero, e speriamo che la sperimentazione poi abbia esiti positivi da poterlo poi confermare come servizio tutto l'anno. Insomma, credo che abbiamo delle belle novità e credo che tutto sommato la nostra sanità rimarrà quella di qualità come è oggi.